Perché stai piangendo? Che ti succede? Niente. Come niente? Cos'hai? Che ti succede? Ho un dolore qua, dentro al petto. Aspetta, calmati, meglio entrare in casa, così chiamiamo un medico. No, no, non è di un medico che ho bisogno. Ho bisogno di sapere la verità. Vuoi veramente che sparisca dalla tua vita per sempre? Perché se è così, io ti giuro che me ne vado da questa casa adesso. Dovesse essere l'ultima cosa che faccio. Dimmi la verità, Federico, vuoi che me ne vada per sempre? Come ti è venuto in mente? Ho sentito che lo dicevi a Mattias. Sì, gli ho detto qualcosa di simile, però era detto in un contesto molto più ampio. E allora spiegami com'era questo ampio contesto. Ci stiamo bagnando qua fuori, entriamo e parliamone tranquillamente. Andiamo. Oh, mamma mia. Qui da sola io non ci dormo. Vado a dormire con Maya. Sì, con Maya. Guarda, ti rendi conto? Questo è l'ultimo sorso di liquore che mi è rimasto. Non voglio scendere a cercarne dell'altro e rischiare di rimanere al buio, no. Mamma, al buio con la luce. Voglio che tu mi risponda. Di chi è figlia Florencia e perché ti importa tanto? Perché non ti calmi un attimo? Bevi un goccio di questa roba. Per favore, mi vuoi rispondere? Avanti, parla! Signore, dimmi. Perché mi vuole cacciare? Non vado bene ai bambini? Io non ti voglio cacciare. Non è per quello. È per Delfina, capisci? Perché non le ho fatto il vestito? È per questo? No, non è per qualcosa in particolare. Come te lo posso spiegare? È gelosia, ecco, lei è gelosa. E perché sarebbe gelosa? Che ne so io perché è gelosa, Florence. La gelosia è irrazionale, non si può spiegare. E io che colpa ne ho? Guarda che tu non hai nessuna colpa, ma non importa. Diventerebbe un problema per la convivenza. E poi, Florencia, l'altro giorno ho dovuto mentire per la storia della Fibbia. E non mi piace mentire, non sono così. Non mi piace mentire a Delfina. Non mi piace e basta, lo capisci questo? E poi vorrei che si avvicinasse di più ai miei fratelli. Perché ti sto dando tante spiegazioni? Voglio che tu stia con me in ufficio, così lei potrà avvicinarsi di più ai miei fratelli. È così ovvio. Quando inizio? Non lo so, quando vuoi tu. Mi hai detto di sì. Grazie, Flora. No, non mi ringrazi. Quello che voglio è che lei stia bene. Adesso vado a dormire, così domattina sarò in forma per il lavoro. Con permesso. Signore. Cosa? Spero di trovare qualcuno che mi ami quanto lei ama Delfina. D'accordo. Ho scoperto che questa ragazza è figlia di una mia intima amica di gioventù, capisci?
Non immagini l'emozione quando ho saputo che era proprio qui, in questa casa. La figlia di Margarita Valente. Beh, io sono rimasta senza fiato, tesoro. Ma per favore, tu pensi che io ci creda? L'unica cosa che ti lascerebbe senza fiato è un bel conto in banca. Come puoi dire questo di tua madre? Dai, mamma, ti prego. Mi dici che succede? Stai tutti i giorni a dirmi di stare attenta a Federico. E ora che ho la possibilità che quella se ne vada per sempre da questa casa e si tolga dai piedi una volta per tutte, tu la difendi? Ascolta. Io adesso ho dei validi, validissimi motivi per evitare che quella se ne vada via da questa casa. E stai pur sicura che non ho intenzione di difenderla. Io voglio distruggerla e per sempre. Vedrai che la luce se ne va di nuovo. Che c'è? Il neonato ha paura del buio adesso? No, no, quale paura? È il mio gattino che è un po' fifone ultimamente. Stai tranquilla. E quindi anche questo è per il tuo gattino un po' fifone? La smetti di toccare tutto. Questo è di quando ero piccolo ed è rimasto qua da sempre. Capito? Da sempre. Insomma, tu come sei finita qua? Sono scappata da chi mi portava e ho preso un taxi. Volevo sapere in che razza di caverna sarei finita durante lo scambio. No, no, no. La mia casa non è una caverna, capito, carina? Hai capito, eh? Non doveva venire un maschio? No, doveva venire Dominique, ovvero io, ovvero una bimba. E tu? Io sai... vabbè, io che? Ah, Thomas, un bimbo, Thomas. E ti chiamano Tommasone il fifone, vero? Smetti di provocare, avviso che sei arrivata. Stai fermo un secondo. Nessuno deve ancora venire a sapere che sono qua. Perché? Perché voglio far venire ai miei un piccolo spavento. Così imparano a non farmi partecipare più a questo genere di avvenimenti. Come vuoi tu. Io starei arrivando in tua stanza, piccolo Thomas. Piccoletto, non essere nervoso. Io essere a pochi passi da te. Io essere vicina con candela. Ecco qui, esserci io così non avere più paura per luci spente. Qui essere candela. Che succede? C'è ciò essere spento? Perché quello come mai? Ah sì, è vero, è spento, niente di grave. Bravo, accendere acceso per sicurezza, sì. Ma ora tu sognare bene perché Greta... dormire con un occhio aperto e uno occhio chiuso. E fare molta luce e mettere lì candela. E questa candela non fare più buio e non avere più paura. Tranquillo, dormire come al cioletto. Grazie, Gretina. Credo proprio di essere finita nel posto perfetto per potermi divertire. Come si chiama quella vecchia pazza? Oh, cielo, ancora non ci credo. La segretaria di Federico. Sarebbe carino se mi facesse sedere sulle sue ginocchia. No, non lo farebbe mai, è troppo elegante e buono. Ma questo? Oh, Thomas e Flor, che carino il mio Tommy, quanto è dolce. Ma ancora non gli ho detto che ho accettato quel lavoro. Devo dirglielo. Che seratina, amico mio, che seratina. Bene, vedo che hai smesso di parlare di quella storia di Florenzia, di togliertela dai piedi, dei fratelli. Smettila di prendermi in giro, Mattias, andiamo. Non ti sto prendendo in giro, voglio vederti domattina in ufficio. Basta, 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 non voglio più parlare di questa cosa di Florenzia, va bene? Ah, ha detto Florenzia? Parlavate di me? Si può sapere che ci fai vestita così? Oh, scusi, volevo solo avvisare Thomas che domani comincio a lavorare da lui, glielo sì, ha detto? Sì, stavamo parlando di questo, sì, sì. Spero di non essere troppo imbranata. Anche io spero questo. Bene, buon riposo. Anche a te. Ciao. Ciao, Flor. Quanto sei acido, sei troppo acido. Lei è veramente carina. È incantevole, sì. Davvero spontanea. Anche un po' troppo spontanea per i miei gusti. Ehi. Cosa? Mi sbaglio o domani abbiamo la riunione, te lo ricordo? Oh, no. Beh, non importa davvero, non è un problema. Florenzia starà seduta e non combinerà niente. Non sei d'accordo? Neanche io. Guarda che tu non puoi stare qui clandestinamente, ciccia. A casa tua saranno morti dalla paura. Gli sta bene, così imparano. E ti ho detto che non mi chiamo ciccia, ciccio. E se chiamano dalla scuola? Allora? Smettila di augurarmi tutta questa sfortuna. Ehi, è carino il tuo gatto. Sì, grazie. Saluta, saluta Dominique, di ciao. Che ne dici se io e te domani andiamo a chiedere a quella vecchia tedesca fuori di testa di fare un casseruola? Cosa?
Non hai mai provato gatto in casseruola con patatine e cipolle tagliate fini fini? No! Ciccia, la vuoi smettere di fare questi scherzi e tu non la senti? Chi ti ha detto che è uno scherzo? E se continui a chiamarmi Ciccia, capirei presto di cosa sto parlando. A parlare di gatti mi è venuta fame. Basta, basta! Se non te ne vai tu, allora vuol dire che ce ne andiamo noi, capito? Guarda che ce ne andiamo! Amas, Tommy, ascoltami, ho una notizia da darti. Non arrabbiarti, ma ho accettato il lavoro che mi ha offerto Federico. Perché io non voglio che tu ci rimanga male, ma non voglio neanche che ci rimanga male lui. E credo che non si possa fidare, certo, di nessuno. Bene, però... Mi ascolti, hai capito quello che ti ho detto? Ma ascoltami tu, che? Io non voglio parlarti di Federico, io voglio parlarti di un'altra cosa. Senti un po', ma tu chi sei? Vieni dallo stesso circo della tedesca? Scusami, tu chi sei? Dormiamo, domani è un altro giorno. Speriamo vada tutto bene con Florenzia. Chissà che cosa... Signore... Ma è possibile, scusi, che non impari a bussare alla porta, guardo, Florenzia? Non la guardo, scusi. E le devo dire una domani, cosa. Domani, ora sono stanco. No, è urgente, domani. Le devo solo Segui dire una cosina. Viale, io non ti voglio parlare un attimo, per favore, vattene, un secondo e basta. Vattene. La prego, Federico, no, è davvero importante. No. Per favore. Non immaginate cosa sia successo. È terribile. Terribile venire a casa a questa ora di notte. Mio Dio, ma io... Sì, sì, domani andrà benissimo. Florenzia, aprimi la porta, Florenzia. Domani glielo apro. Florenzia? Lei non si chiama Lucrezia. Lucrezia Florenzia mi chiamo. Sei venuta per la ragazza dello scambio, è sopra insieme a Thomas. Oh, adesso posso respirare, lo voglio vedere. Ma adesso Greta la parti su. Andiamo, allegria, evviva. Che sta succedendo? Che succede? Perché mi hai chiuso? Signore, qui? Mi scusi, ma... Florenzia, non chiudere. No, devo Florenzia, chiuderla, solo un attimo. Dammi la chiave, per favore, la dammi questa chiave, favore, forza. Per favore. Federico, tesoro, posso parlare con te? Shh. Ai. Che succede, Malala? No, senti, Federico, io sono venuta a dirti che forse succederà qualcosa di tremendo se tu farai andare via quella ragazza da questa casa. Però, aspetta, quale cosa tremenda? Ho valutato attentamente, no, ci ho pensato bene. No, non ci hai pensato bene, perché se tu ci avessi pensato bene avresti capito che questi poveri bambini saranno distrutti nel momento in cui Florenzia... Ma io non voglio cacciare Florenzia, Malala. Non la vuoi cacciare? No. Che carino, la prima cosa sensata che ti sento dire. La farò venire a lavorare con me in ufficio. Ah, come in ufficio? Sì. Non ti sembra un po' troppo per quella ragazza? No, non è troppo, ho già pensato. Ci hai pensato? Sì. Vabbè, se ci hai pensato. Voglio dire, questa ragazza ha un'esperienza per lavorare in ufficio. Non credo sia in grado... Non ti preoccupare, ha moltissima esperienza. Ah, sì? Sì. Bene. Ora, se non ti dispiace, vado a dormire perché domani sarà una giornata veramente... Se ti va, prendiamo insieme un tè in cucina. No, davvero, no. Magari domani. Bene, sì. Grazie. Ciao. Ciao. Non starà con qualcun altro là dentro? No! Federico non è proprio il tipo, andiamo, che sciocca! Florenzia! Sono nascosta qui Ma dietro! Ma tu ti rendi conto in che guaio sono finito per colpa tua? Sì! Sì, cosa? Sì, mi rendo conto! Sì, signore! Sì, signore, mi rendo conto, ma ora mi lasci spiegare quello che le volevo dire. Basta. Prima! È impertinente, non mi devi rispondere! Cos'è stato? Una voce, che deve essere? Vado a cambiarmi. Non guardare, chiudi gli occhi. Se vuole le do una mano. No, non mi serve. Davvero non la vuole? No, non voglio niente. Come hai fatto a scappare? Ora me lo spiegherai. Beh, è stato facile. Mi hanno lasciata quando sono scesa per andare in bagno. E non avresti potuto aspettare un po', carina? Ha ragione. Non ci avresti fatto preoccupare tanto. Stare tranquilla, perché piccola non avere colpa di niente. Perché per lo scambio venire bambina, ma non doveva venire un maschio? Mi chiamo Dominique Fauve, che in lingua francese è unisex. Questo vuol dire che si usa sia per le bambine, come me, sia per i bambini, proprio come quello che stavate aspettando. In poche parole, i miei genitori si sono voluti risparmiare la fatica di pensare a due nomi. È chiaro adesso? Scusate, qualcuno può spiegarmi quello che sta succedendo qua? E chi è questa? È piccola essere scambio col signorino Marty, capire? Florisienta, non dire niente? Ma non doveva essere un maschio? Peter, Federica, non ricominciare. Sì, scusatemi. Florenzia! Dove sei, Florenzia? Non ci credo. Allora eri con Florenzia qui dentro. Malala, ma che cosa stai dicendo? Dimmi, dov'è Florenzia? Stavo da solo, come ti viene in mente? Allora perché sei entrato come un pazzo chiamandola? Rispondi. Beh, sono entrato come un pazzo perché lei è entrata... come fa sempre, si intrufola ed era qua per...
svuotare il cestino della carta. Io non mi voglio intromettere, ma il signor Fritzenwalden ha bisogno di sostegno psicologico e anche la signorina Lucrezia. A volte è una cosa genetica. Sì, è così. Allora, io devo andare. Buonanotte. A me non interessare. Auf Wiedersehen. Mamma, cosa ci fai sveglia così presto? Devo parlare con Federico di una cosa importante. E di che cosa? Mi hai detto che stanotte il problema con Flori è stato risolto, no? Non capisci mai niente. Ci ho pensato, ripensato, ripensato e ora so cosa devo fare per far sì che non vada a lavorare con lui. Ma che dici? Federico non va mai a lavorare in ufficio. Farò come ho sempre fatto, li terrò separati in casa. Non voglio che lei se ne vada via da questa casa. Non voglio che lei se ne vada via da questa casa. È così goffa la verduraia che non saprà neanche cosa mettersi addosso per un lavoro come quello. Salve, buongiorno, facciamo colazione insieme? A proposito di goffaggine, Sofia, Sofia tesoro, tu mi farai un favore, vero? Perché sei la mia sorellina bellina, così dolce, così unica, così sola. Oh. Tranquilli, ascoltate, questi sono quelli che mancavano. Ecco. Vediamo un po'. 500 pesos! Finalmente! Imprenditori di Cecato, ci siamo scontrati con Fernando. Sì, ora basta, non nominiamo più Fernando, sì, che mi si è rivolto allo stomaco. Andiamo a festeggiare. Salve a tutti! Si può sapere che cosa state festeggiando? Niente, stavo pagando i ragazzi personalmente. Tu mi hai detto che pagavi solo il 15%. Giusto. Sì, ecco, ma qua chi paga sono io. No, sì, senti, ecco, no. Lui. Sembra vero. Sentimi bene. Invece sì. Ma ti dico di no, vuoi fidarti di me? No, no, no. E poi io ti ho già dato prima la tua parte. Sì. Bene, sì, ciao. Ciao. Ci vediamo. Allora, buona ne fortuna. Ci mancherà molto. Ricordatevi che avete un altro spettacolo. Va bene, intesi? Ciao. Ehi, ti è venuto bene il finto tonto, eh? Sì, sì, sei stato davvero un grande attore. Sono serio. Ma chi? Andiamo, io. Dammi che li nascondo. Dai. Andiamo. Tua sorella mi ha dato tutto questo? Mi sa che dobbiamo lavorare. Bene, io ora presentare a voi questo angioletto che chiamare Dominica, che essere scambio culturale con Martin nostro. Quindi ora dire good morgen. Guten morgen. Benvenuta, se non impazzisci starai davvero bene. Sì, è come stare in un corso di sopravvivenza nella giungla, solo che è peggio. Lei non è come appare. Ah, Thomas, tu sbagliare. Lei sembrare buona ed essere buona, quindi ora colaziona. Ecco. Che fai? Colazione internazionale di benvenuto. Sì, c'è anche la marmellata di kiwi. Ah! Oh, che ci fare questo qua? Oh my God! Dovreste fare molta più attenzione nell'apparecchiare. Hai ragione, hai sentito Amalia? Sì, ma io come... Lo sapete che la maggior parte degli incidenti avvengono per colpa della negligenza della servitù? Stai bene, gritina? Ah, yeah, anche scen tesorino, grazie mille. Buongiorno. Buongiorno, signore. Volevo dirvi una cosa, che da oggi in questa casa non potrete più contare sull'aiuto di Florencia. Oh. Certo, tu te la porti via da qua. Perché? Che è successo? Già, che è successo? Va bene, un momento. Se la smettete ve lo spiego. A partire da oggi Florencia verrà a lavorare con me in ufficio. Spero che vada bene. Certo che andrà bene.
Ma in Got sembrare una presidenta importante. Non ti sarei montata la testa, Florenzia? Non mi sono montata la testa. Se mi ameranno tutti, che cosa ci posso fare? Un brindisi per la nuova Florenzia. Ma guarda come si è vestita Flor. Sembra che debba prendere un Oscar. Sì, la volevamo disarmare. Invece ci ha sparato dritto in mezzo agli occhi. Avevo detto di non prestarle i tuoi vestiti, che non era certo una come buona potevo idea. Potevo immaginarlo, mamma. Almeno terrò Federico a casa, così potrò controllarlo. Va bene, basta, no, basta, Florenzia. Sono emozionata. Florenzia, sì. Basta parlare. Sì, sì, la puntualità, certo, è il primo requisito. Ai suoi ordini, generale! Spero che oggi non ti butterai dalla finestra. No, io le devo spiegare. Shh, ieri. Lo so già. Andiamo. Andiamo. Ah, signorina Delfina, la devo ringraziare. Non mi sta una meraviglia l'abito? Grazie mille. Sofia, è vero che sei uscita prima dal lavoro perché non ti sentivi bene? O c'è qualcos'altro che non mi vuoi dire? No, non c'è niente. Niente. Davvero? Non avrà a che fare con il mio Damian, vero? A te non va genio che mi piaccia Damian, o sbaglio? Oh, a me va bene, sì. Quello che non mi piace è la vicinanza con quella strega di tua madre, con rispetto per le streghe. Senti, devi capire che io sono una brava persona. Magari tu credi che io sia come mia madre e Delfina, ma io non sono come loro. Lo so, non è questo, Sofia. Ci sono madri di cui ci si può sbarazzare. Però non è il caso della tua. Va bene, ti darò un motivo per fidarti di me. D'accordo, vuoi dirmi qualcosa? Dai, ti ascolto. Allora, c'è un legame fra la mia mamma e la mamma di Flor, Margarita Valente. Erano tipo conoscenti, amiche o qualcosa di simile? No, no, Margarita non poteva essere amica di Malala. C'è qualcos'altro che ha a che fare con Flor. Senti, non so come tu faccia a dire questo, ma ho sentito che mia mamma sta facendo la carina con Flor per tenerla in pugno. Però a me è venuto in mente un piano per farmi raccontare che cosa stia architettando. Ah, sì? E... Che hai pensato? Hai presente quel documento che ti avevo chiesto di tenere? Ce l'hai? Maya, che vuol dire che vuoi lasciare il gruppo? Perché? Perché non ho più voglia di fare niente. Ma col nuovo impresario sarà diverso, vedrai. Non mi interessa quello. Facciami a lasciata. Come faccio a restare nel gruppo? A provare con lui? Non capisci? Io lo amo. Allora, fai come me. Il gruppo è l'unico modo che ho per scaricarmi. Vedi, vedi. Io proprio non ti capisco. Come fai? Clara ti ha ferito. Poi Franco si è messo con la ragazza che ti piace. E tu continui così come se niente fosse facendo Franco le prove. Franco non lo sapeva che mi piaceva. È la stessa cosa. Tu continui diritto per la tua strada senza porti problemi. Come fai? Resisto perché... Perché il gruppo mi dà carica, le prove, tutto il pubblico. Credevo che per te fosse la stessa cosa, che fosse uguale. Non è uguale. Facciami a lasciata. È finita, non tornerà. Quale parte non ti è chiara? Senti, Maya, se Faccia è più importante del gruppo, la verità è che sei poco professionale. Professionale? Che mi importa? Ho 14 anni, non mi interessa la professionalità. Sì, però i ragazzi hanno fatto di tutto per farci entrare. Come fai a piantarli in asso così? Scusa. Ecco come faccio. Maya... Pronto? Franco, come stai? Che bello sentirti. Tutto bene? Più o meno. Perché? Che è successo? Va male il torneo, per caso? No, non è questo. Anzi, sto vincendo quasi ogni partita. Non so cosa ho. Mi sento male, sono come svogliato. Aspetta, non sarà mica la ricaduta della febbre che hai avuto? Perché non ti fai visitare? No, non ho la febbre. Non è male fisico. Quando ci vediamo in settimana ti racconto meglio. Tu come stai? Beh, più o meno come te. È successa una cosa incredibile con Clara. Che hai fatto? Niente, ha saputo che io e te siamo gemelli, ma ti racconto meglio quando ci vediamo. Nicholas, devo chiederti un favore importante. Certo, dimmi. Che? Ma che dici? Sei sicuro? Andiamo, Flor, ti devo presentare. Vuoi uscire di lì, per favore? Aiuto, questo cosa è posseduto, fa non è strani. Posseduto, smettila di dire... No, mi mangia, aiuto, aiuto! Tranquilla, 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 non può... Qualcosa è rotto, va riparato! Smettila, non è rotto, ora comportati bene, non siamo più a casa. Sono già spedita, non ho neanche tranquilla. Cominciato? Buongiorno. Non siamo più a casa? Allora io posso passare per una dama francese. Guarda, questa è la nostra receptionist, salve. Salve, Florence. Buongiorno, si faccia dare un bacio? Poi parliamo, scusami. Adesso davvero. Vado un po'... Scusala. Mi piace questo posto, tutto trasparente. Stai calma. Un po' pericoloso, ti prego, ma... la gente è tranquilla, stanno in silenzio, devono salve, lavorare. Salve, come va? Buongiorno. Salve. Quindi,
Buongiorno, Florence. Elena, piacere. Come state? Buongiorno, come sta? Le presento la mia nuova assistente personale, Florence. Elena. Piacere, signorina. Piacere, Lenuccia. Un bacio. Elena è la mia segretaria, era anche la segretaria di papà e è la persona di maggior fiducia in azienda. La nonna di tutti, praticamente. Carina. Perdonala. Puoi aspettare un attimo, Florence? Puoi darle qualche compito facile da fare? È una principiante, non lo so. Portare i caffè, prendere la posta. Sì, io voglio che impari qualcosa. Insomma, è perché... Sì, capisco. Lei deve imparare tutto quanto. Sì, ma non capisco, Elena. Perché usa questo tono? Eh beh, perché stavo pensando che suo padre non avrebbe mai assunto una persona incapace. Nonostante l'affetto che si prova. Ma cos'è? Federico, sono già arrivati. Dobbiamo rivedere la proposta. Bella, fai un giro. Che carino. Aspetta, Flora. Senti, il Velasco sarà l'ultima cosa che mi preoccupa. Credi che Florence potrebbe combinare qualche disastro qui dentro? Ah, che ne so io, se non lo sei tu. Ah, Mattias. Sono proprio contenta, cominciamo. Un momento, la prego. Mi potrebbe fotocopiare questi documenti? Sì. Lei sa utilizzare la fotocopiatrice, no? Sì, perfettamente. Ah, bene. Ah, e già che c'è, mi mandi anche questo fax. Perfetto, col corriere o per posta? Col fax. L'ho capito che è un fax. Bene, un fax. Lo mando col corriere o per posta? Col fax, col fax. L'unica cosa davvero positiva è che posso saltare scuola. Ti avverto che durerà poco. Domani mattina ti rinchiuderanno tutti e due in una gabbia tetra e al buio. Eccomi arrivare per i miei pompini cari dolci. Ecco qui Greta con buona torta per voi. Sì. Dominica, piacere torta cioccolata? Mi piace qualsiasi cosa tranne questa schifetta che stiamo vedendo da ore. No, che hai fatto? Come puoi spegnere mentre gli indiani stanno per attaccare il campo? Di sicuro l'hai fatto perché ti piacciono le bambole. Riaccendi subito, se no ti ammazzo. A me? Non mi piacciono quelle cose per bambini. Se vuoi divertirti davvero, devi farti un film tutto tuo o no? Ma come? Guardami e impara. Gretina, avresti un piumino vecchio da regalarsi? Piumina vecchia per fare cosa? Volere mettere a pulire? No, è per fare delle attività ricreative. Non va bene che noi ragazzi stiamo tutto il giorno seduti a guardare la televisione. Oh, mio tesorino, essere brava, perché non insegnare un po' di buone maniere straniere anche a nostro piccolo Thomas? Io prendere piumina. Bene. Questo qua dentro. Interessante. Entra. Che succede? Vi divertite così tanto a vedere che sono in difficoltà? Siamo forse all'asilo? Sapete, ce la faccio da sola. Da sola io e te, brutto pezzo di plastica. Non mi batterai, sai. Visto? Che ci voleva? Stai su. Vediamo. Dove si mette questa cosa? Aia! Aia! Ma che male! Oddio! Che cosa ridete? Che stupidi, questo è peggio di andare in vacanza con Delfina e Malala. Ma perché ho detto di sì a Federico? Serve aiuto? Sì, grazie. No, questi fogli li prendo io. Aiutami con questa macchina. Finisce che la smonto a forza di calci. Cosa vuoi che faccia con questa? Che mi aiuti, che mi insegni a fare le fotocopie, perché non ci riesco da sola. Non lo so fare. Va bene, proviamo. Bene. Quale devi fare? Tutte queste. Ecco, da un lato e dall'altro. D'accordo, vediamo cosa succede. Proviamo con la prima. Bene, proviamo. Bene. Però devo dirti la verità. Questa è la prima volta che lo faccio. È venuta! Alla faccia vostra, antipatica! Guarda qua che bravo! Ma non ci credo, sei un ingegnere! Eh? Sei un ingegnere? No. Sei sicuro? Sì, sono sicuro, no, non lo so. Ma se fossi un ingegnere non staresti qua a dannarti l'anima per due pesos. Quanto ti pagano? Eh? Davvero?
Vero, ti devo un favore, ormai siamo amici. Tutto quello che vuoi, insisto. Non mi devi niente. Sì, ti devo un favore, almeno uno. Dammi la mano. Con piacere. Speriamo di arrivare a un accordo. Lo spero. Sarà un piacere fare affari con te, come lo è stato per anni con tuo padre. È un piacere ricambiato. Se papà ci vedesse in questo momento, sarebbe molto orgoglioso. Sì, sicuramente. Ah, se avessi avuto un figlio come te. Non capisco. Perché dice questo? Lei lavora già con suo figlio. Sì, però è un'altra cosa. A lui non interessa tutto questo. Sai cosa fa ora? Ha aperto un'agenzia di modelle. Con questa scusa passa il tempo girando il mondo e facendo così la bella vita. No, no, non è serio. Ha ragione, non è serio, ma io le prometto una cosa. Le assicuro che se lui comincia a lavorare con me, in poco riuscirò a cambiarlo. Ti costruisco un monumento se ci riesci. Guarda, eccolo là. Sempre la stessa storia. Appena vede una ragazza carina, la insegue come un cane da caccia. Se avrai bisogno di fare altre fotocopie, basta, bene, basta che tu me lo dica. Bene, io ti restituirò il favore quando vorrai. No, non ce n'è bisogno. Ah, signor Federico, questo è... come ti chiami? Facundo. Facundo, è stato carinissimo, mi ha aiutata con le fotocopie. Lei dovrebbe dargli un aumento o qualcosa Florence. Di simile, se lo merita proprio. Florence. Che... ti prego. Mi lasci spiegare che cosa ha fatto per me questo ragazzo. Si rompe la schiena per una miseria. Florencia, non ha voluto neanche favore, dirmi quanto guadagna. Anselmo è molto Velasco umile. È un imprenditore e probabile futuro socio dell'azienda. E lui è mio figlio. Anche lui è un imprenditore. Giusto. Facundo, come va? Piacere. Accidenti. Io, ecco, vedi, io e... dico solo... mi scusi, signor Federico, non sapevo no, che no, fosse... No, Florencia, aspetta un secondo, non c'è bisogno di scusarsi. Tu mi hai solo rallegrato la mattinata. Federico, complimenti per aver assunto questa ragazza. C'è bisogno di persone come lei nelle aziende, che siano soprattutto meno noiose e solenni. Grazie, non sai quanto mi fa piacere sentirlo. Ora, per favore, che ne dici di andare in sala riunioni? Sì, bravi, andate. Tu mi puoi aspettare dopo la riunione? E dove pensi che vada? Se esco mi uccide. Io devo stare qui tutto il giorno. Tu lo vedi così buono, ma in realtà... Facundo? Che ne dici se andiamo in sala riunioni? Beh, con permesso. Che figuraccia, ma che figuraccia! E tu che cosa hai da guardare? Che vuol dire non c'è più? Va bene, ma chiamate la centrale, qualcuno. Credo che dopo un acquisto simile vi possiate impegnare un po', no? Bene, bene, grazie, ciao. Sì? Nicholas, posso entrare? Sì, sì. Ti porti dietro il lavoro? No, no, ho chiesto un permesso perché mi sentivo poco bene. Ah. Ti devo chiedere un favore. Posso usare un secondo il tuo computer per scannerizzare delle foto? Sì, certo, usalo, ma poi spegni tutto. Va bene, grazie. Di niente. Ecco, questo in realtà è quello che noi avremmo pensato. Un lancio in contemporanea in America Latina ed Europa. Allora dovremmo incrementare la produzione, perché con quello che abbiamo in magazzino possiamo a malapena coprire due mercati. Sì. Tu cosa ne pensi, Facundo? Sì, io credo che in realtà dovremmo concentrarci sulla campagna pubblicitaria. Quelle scarpe così come sono a me non dicono nulla. Dovremmo pensare a un nuovo modello. Permesso, permesso. Guardate Florencia, che cosa ha portato, Florencia, un caffettino. Florencia, siamo in riunione adesso. Me ne sono accorta, ma è tanto per fare una pausa e il caffè per stare svegli. Pensa se finiste col concludere affari mezzi addormentati. Potreste fare degli errori imperdonabili. Zucchero dolcificante? Dolcificante. Io lo prendo a mano. Bravo, così non ingrassa e si tiene in forma. Allora, ho fatto male? No, sei stata geniale, una pausa ci voleva proprio. Visto, visto. Bene. Va bene, adesso vai tranquillo, ok? Grazie di tutto. Mattia, se io avrei avuto un'idea... No, non ti far venire in mente nessuna idea, va bene così? Bene, se vi Grazie. Servo, chiamatemi. Non so su che numero, ma chiamatemi. Con permesso. Ciao, Florencia. Come stavo dicendo, con Mattias abbiamo fatto una proiezione del nostro lancio che si basa sui primi 6 mesi. Aspetta, Federico, a me sembra che quel grafico sia troppo ottimista. Mancano le frecce in negativo, hai visto? Lo so che sono insistente, ma vi devo far vedere l'idea che mi è venuta. È bellissima, posso cominciare? Sì. Devo dirvi la verità, non potete perdervela. Andiamo, signor Freezer, mi dia solo un momento. Sì, Fede, perché no?
serio, devo dirvi una cosa. Se volete guadagnare un sacco di soldi, dovete assolutamente vendere queste scarpe. Ecco qua, che bellissime piumine. Oh, che carino, mio piccoletto. Manca solo fare pio pio e sembrare Pulcina. Greta, lui deve sembrare un indiano Sioux. Sembra già un pulcino quando non ha le piume. E tu da cosa sei vestita? Per favore, non litigare con Dominica. Giocare come fare pampini buoni. Vedere, fare vedere che dettaglio mancare per assomigliare a un vero indiano di lontanissimo West. Ah, io sapere disegnare faccia... No, no, il rossetto no! Sì, grande, perché no? Sembrerà una bellina. No, ho detto di no, no! Va bene, va bene, ora io andare, vuoi giocare tranquilla? No, 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 tu non vai. Perché? Perché? Beh, devi giocare con noi. No, ma che sei matta? Lei è una signora anziana, lei è tutta acciaccata. Avrà tipo 100 anni, cosa vuoi che faccia, poverina? No, no, una giochiamo solo noi due. Una capite? Che Greta non essere una vecchia acciaccata di 100 anni, è chiaro? Io essere in ottima forma, capito? E io chi dovrei fare? Lo stato dell'indiano Thomas. L'indiano ti ha rapito e io, la principessa delle Alpi, ti verrà a salvare come un'eroina. Ah, mi piacerebbe molto questo gioco. Andare a giocare. Sì, andiamo. Santo Expedito, Santo Expedito. Che Florencia passi un lungo sonno infinito. Santo Expedito, Santo Expedito. Che un anno vada avanti e io possa recuperare tutti i miei contanti. Mamma! Santo Expedito! Ma brutta bestia! Non sai nemmeno bussare alla porta! Eh? Ti devo dire... fatto scappare San Expedito! Una cosa urgente! Cosa, forza, cos'è urgente? Sentiamo! Hai finito tutta la scorta di cioccolata? No. Fai la buona con Flor perché è figlia di Margarita Valente. Ma come ti è venuto in mente? Tirando le somme. Ricordi quando andammo da quella signora che disse che Margarita era morta e aveva una figlia? Shh! Non voglio che tu apra mai più mai la tua boccaccia! Mamma, io ti voglio aiutare. Guarda che ho fatto. E questo? E questa è la foto del documento che mi hanno rubato. Mm-hmm. Sei stata tu? Sì. Ma sono davvero molto pentita, mi perdoni. E a cosa è dovuto questo pentimento adesso? Al fatto che ora voglio cambiare. Non sarò più la solita perdente. Voglio essere come Delfina, così mi vorrei bene. Fidati di me. Posso essere molto meglio di quanto pensi. È proprio un'ottima idea quella della scarpa. È un'idea decisamente efficace. E io sono d'accordo con voi. Bene. Molto bene. Venite così, vi mostro gli altri piani. Sì, ci sono ancora No. Tu vieni qua. Vieni qua. Permesso? Sì, prego, buona visita. Si vuole congratulare? Era ora? Non esattamente. Ascolta bene. Che sia l'ultima volta che entri nel mio ufficio e ti prendi la libertà di fare quello che ti pare. Non sei con i tuoi amici, sei nel mio ufficio. Ma sono rimasti incantati, ma che cos'è, impazzito? Poteva risultare un disastro, per favore. Ora vai a sederti e non fare più di quanto ti viene richiesto di fare, per favore. Tanto qualsiasi cosa faccio la faccio male. Pensavo sarebbe stato felice della mia idea del... Felice? E tanto se non mi è venuto un infarto mentre ero lì. No, la smetta, lo sa una cosa, mi ha stancata. Perché sono qua? Per fare da vaso, da pianta, per reggere la candela a quella Elena o come si chiama? Shh, che cosa? Perché abbassa, sono qua? Me lo dica. Abbassa il tono, chiama Pedro e fatti riportare a casa. Via, io rimango ancora un bene, po' bene, posso bene. Parlarti un secondo? Sì, sì. Vi lascio da soli, scusate. No, con te, Flor. Con me? Bene, se è per avere qualche consiglio, mi dispiace, ma il signor Fritzenbader mi ha appena cucito la bocca. Non posso dire niente, mi dispiace. Quindi non so, mi dica lei. Io... io ti volevo invitare a cena stasera. No, 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 ripensandoci... non rimango perché ho finito tutto quello che dovevo fare. Ma aveva detto anche che... Anche tu hai finito tutto, no? Sì. Allora, sì, andiamo. Credo di sì. Grazie, Facundo. Ci vediamo e ringrazio tuo padre per la visita. Adorabile, adorabile suo padre. Dai, Ciccia, quando è che giochiamo? Perché perdiamo tempo? Le cose vanno fatte bene, se no è inutile. È più che ostaggio io sembrare Giovanna di Arco su Rombo. Bingo, Greta, finalmente hai capito. Che volere dire con Binga? Che fai? Lascia stare Greta. Con il fuoco no, a Gretina no.
Visto, scherzavo. Ti pare che ti dà fuoco sul serio? Va bene, adesso slegare d'albero, però. Se no, quando arriva Federica, arriva punizione come tu meritare. Slego. Se tu lo sleghi, ti giuro che lancio questo accendino. Ehi, ciccia, guarda che è finito il gioco. Non fare scherzi, lascialo stare. Com'è possibile? Ti rendi conto, Florenzi? A volte sei più infantile di Thomas. Ah, sono stufa. Facciamo così. Lei mi tenga del tutto fuori dalle sue cose, ma se andranno male gli affari non venga a dare la colpa a me. Sì, dai. Molto bene. Al fuoco! Ci penso io, Greta! Greta, stia calma! Federica, Thomas, sbrigati, vai a prendere l'acqua! Ma, Thomas, muoviti! Il come pollo allo spiedo! Ecco, Federica, aspetto. Che coraggioso, che la coraggioso! Slego, tranquilla. L'ho fatto per questo. Credevo che l'amicizia con Margarita Valente fosse vera. Tesorino. Amore mio. Non ho bisogno di nessuna foto truccata per dimostrare qualcosa a qualcuno, capito? Quindi riprenditela. Non ti è piaciuta? Quello che non mi piace è che... è che tu pensi che stia mentendo. La mia amicizia con Margarita Valente era vera. Sto dicendo la pura verità. Va bene, ti credo, mamma. Non posso sopportare che mia figlia, la mia piccolina, pensi che stia inventando qualcosa per... per chissà quale scopo. Banana, ti piacerà. Bravo, banana. Fermo, fermo, te lo immagini. 50.000 persone che insieme urlano banana, vero, banana, banana. Banana, che forte. Speriamo comunque di fare anche un sacco di soldi. A proposito di soldi, non dovremmo trovare un posto un po' più sicuro dove nasconderci? Dici... non credi? No, è sicuro. Perché ti preoccupi? Beh, perché già i soldi scarseggiano. Dobbiamo stare attenti Ma a dai, quelli che abbiamo. Stai tranquillo, che i pochi soldi che abbiamo stanno al sicuro. Va bene. Sai che dovremmo fare fra poco? Aprire un conto in banca, perché no, ce ne arriveranno un sacco. No, il conto in banca io non lo voglio. Perché? Voglio la fattoria. Oh, la fattoria! La fattoria, madre, sì. Senti, lasciamo i soldi qua. Sto molto più tranquillo. Non può essere. Che succede? I soldi non ci sono. Cosa? Siete due incoscienti, lo sapete che non si gioca col fuoco. Thomas voleva dare fuoco a Greta. Sì, io sei tu che volevi darle fuoco. Questa Dominica esare come diavolo di Tanzania. No, forza, Greta, sei carinissima. Così bruciacchiata, sembri africana. No, che è successo? Ma cosa essere questo? Incoronazione di regina d'Inghilterra? Sono bellissimi! E chi li ha mandati? Le avrà mandate Federico alla fidanzata? Sì. No, io non ho mandato niente a nessuno. Non ho la minima idea di chi sia stato. Ah, signore, pensi se è cresciuto un giardino in cucina? Salve, come state? Non potremmo stare meglio. Un fiore per un fiore. È per te, Florencia. Che? Sono per me! Sono per me! Non ci credo! Sono per me! Li hanno mandati tutti per me, capite? Voglio sapere esattamente chi è stato a fare questa... Lo so. Lo so, lo so. Questo è Facundo Velasco che fa il cascamorto con te. No, 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 no! Se ha fatto tutto questo adesso che non mi conosce, dopo mi regalerà la foresta amazzonica. Amore, com'è questo tipo? Meraviglioso, almeno sembra. Ma... meraviglioso, sai com'è questo tizio? Il padre mi ha detto che ha la testa tra le nuvole, esce con un sacco di ragazze. Signore? Non me li ha mandati, Facundo. Non ti seguo, Florencia, chi li manda? Franco... Chi non ho capito? Franco. Florencia, non ti sento. Chi? Franco. 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 Fritz und Walden! Chi?